Progetto IFRS 9 per Intesa San Paolo. In sintesi due parole, complessità e continuità. Complessità per l'eterogeneità del gruppo, dei business, le architetture tecnologiche e sicuramente anche i modelli e le modellistiche che hanno supportato le valutazioni IFRS 9. Continuità perché proprio con SAS come partner avevamo iniziato a costruire un percorso con Basilea 2 che è proseguito e ci ha portato nuovamente a collaborare e ad affrontare questa nuova sfida che ci vedrà nei prossimi mesi a mettere in produzione l'impianto di valutazione degli impairment per il gruppo Intesa San Paolo, gruppo che ricordo è IRB e quindi con modellistiche anche ai fini regolamentari validate dal regulator.